Stamani mattina, accendendo il telefonino in relazione al mio post fatto ieri, che potrete trovare sulla mia sul mio profilo Facebook e non qui sulla mia pagina pubblica, il mio profilo Facebook è Alessandro Alberto Lorenzo Maiorano, parlavo di queste ragazze ucraine russe che praticamente avevano trovato un sistema molto redditizio per fare i quattrini, e cioè agganciando i 5.000 dipendenti del comune di Firenze, e poi in realtà togliendoci le donne diventavamo 3.000, dove alcune mail giravano e venivano condivise da tutti noi in merito a foto, numeri di telefono e indirizzi dove poter in qualche maniera andare a trovare queste ragazze. Le mail che ci arrivavano sulle nostre personalissime mail in ufficio, non abbiamo mai capito chi fosse stato l'artefice che avesse e abbia dato il via. Sta di fatto che arrivavano queste mail con foto eloquenti di queste ragazze, ma non solo questo, arrivava anche tanto altro materiale relativo a incontri in alberghi e case private, sempre diretto a noi dipendenti del comune, come praticamente arrivava anche ai politici di Palazzo Vecchio. Loro avevano un metodo diverso dal nostro, partivano direttamente auto blu da Palazzo Vecchio, dagli uffici, con l'autista. L'autista faceva il suo dovere, andava a prendere queste ragazze e le scaricava direttamente in due alberghi fiorentini, uno era l'Hotel Mediterraneo e l'altro era Villa Fiesole, sì, mi sembra Villa Fiesole, ma non posso essere sicuro, ma un albergo a Fiesole, oppure le scaricava direttamente in una casa privata di proprietà di una cooperativa fiorentina, dove all'interno praticamente era occupata da una ragazza che si chiamava Adriana, la quale subaffittava anche ad altre sue colleghe. Adriana era all'interno di questa abitazione a gratis, perché è messa lì da un assessore del comune di Firenze, che sapeva benissimo l'attività di questa ragazza. Ma non solo questo succedeva a Palazzo Vecchio, c'erano due giorni, in special modo il martedì e il giovedì, dove praticamente il nostro orario era lungo, cioè dalle 8 alle 5, alle 17, dove non disdegnavamo anche eventuali praticamente incontri dentro gli uffici con queste signorine. Queste signorine entravano in maniera del tutto tranquilla, come fossero delle utenti normali, sapendo e previo accordo prima con il funzionario, con il dirigente, con il dipendente di turno, il quale praticamente gli diceva di venire in un orario dove non c'è tanta gente. Si chiudevano dentro l'ufficio come fosse una normale pratica da svolgere, invece di svolgere la normale pratica veniva svolta una normale altra attività sul compenso. I compensi praticamente oscillavano dai 100 ai 150 euro, e praticamente si svolgeva tutto in un 15-20 minuti, e non è che c'era tanto da fare situazioni particolari, anche perché il pericolo era sempre imminente, qualcuno poteva in qualche maniera bussare alla porta, qualcuno poteva chiamare e far saltare l'incontro. Ma non c'era soltanto questo del giro delle ragazze, c'era anche il giro della cocaina, perché spesso e volentieri, soprattutto in questa abitazione che aveva luogo in via Guerra 14, c'era un po' di situazioni legate a cocaina. Io lo feci presente più volte ai carabinieri,
al Comando Generale dei Carabinieri, dove io ho avuto un paio di incontri con un paio di marescialli, potrei fare i nomi ma non li faccio, dove raccontai questo, dove raccontai anche che il giro di queste escort era praticamente fatto anche da minorenni, dove all'interno di tutto questo contesto c'era una vera e propria organizzazione. E tuttora c'è questa organizzazione, perché se voi controllate un sito che si chiama Escort Forum, andate Girl Firenze, vedrete che la stragrande maggioranza di tutte queste ragazze giovanissime sono russe e ucraine. E quindi l'organizzazione è sempre rimasta la stessa, non è cambiato niente, nessuno ha fatto niente, e per forza non sono fatto niente, perché altrimenti chi doveva indagare sarebbe dovuto andare a bussare, sarebbe dovuto andare a bussare o a controllare i politici di Palazzo Vecchio, che come tutti noi usufruivano di questi servizi, sia in orario di lavoro sia in altri orari. Io più volte, come ho confermato, ho detto che Renzi era uno di questi che frequentava le zoccole, l'ho visto più volte uscire dalla casa di appuntamento, ma soprattutto altre situazioni andavano a colpire Renzi e altri politici di cui non faccio il nome perché a me mi interessa Renzi, ma soprattutto come andavano a colpire noi dipendenti comunali. Ma non c'era solo questo, perché dovete sapere che gli incontri con i politici, che avvenivano non all'interno di Palazzo Vecchio ma in questi alberghi, avevano un altro costo e si andava quasi a 1.000 euro. Ebbene, com'è che pagavano questi 1.000 euro questi signori? Di tasca propria? Assolutamente no. Ricevetti io delle telefonate da parte di alcuni ex esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali praticamente erano a conoscenza di questo giro di mignotte, i quali mi dicevano che all'interno di Palazzo Vecchio venivano fatte false fatturazioni d'acquisto per pagarci queste signorine. Io questo lo dissi ai carabinieri, a due carabinieri, ma non è successo niente. Anzi, sì, una cosa è successa, che un fenomeno di PM che si chiama Luca Turco, in relazione a una presunta lettera anonima che mi accusava di aver non timbrato alcuni cartellini al comune di Firenze, alcune timbrature al comune di Firenze pari a 200-300 euro non tim di timbrature non fatte, ok? Cosa fece? Ha fatto 680 pagine di indagine, sottoscritto, mi ha fatto pedinare, filmare, intercettare per ben 3 mesi a caccia di fantasmi, quando in verità, in una situazione così grave relativa al giro di escort, cocaina e minorenni, nessuno a Firenze ha fatto un cazzo. Saluti a tutti.